Si prospetta un video interessante all'orizzonte quest'oggi. Faccio il check out da questo hotel e vi racconto tutto. Yo raga, come va? Benvenuti a questo nuovo video. Ah, fa freddissimo, fa meno 30 per strada. Sapete cosa? Torno per un attimo alla mia camera d'albergo lì sopra e filmerò la mia intro da lì, se non vi dispiace. Quando ero al liceo, i miei compagni di classe passavano i weekend a pomiciare con le ragazze e a farsi di chissà quali sostanze stupefacenti nelle discoteche della campagna veneta più profonda. Io invece i miei sabati sera li passavo su Wikipedia a leggere interi articoli sulle zone più remote al mondo, perché sono sempre stato affascinato da posti del genere fin da quando ero un piccolo boccia. E una regione in particolare che ha da sempre destato il mio fascino corrisponde ad un'area che copre una manciata di centinaia di chilometri quadrati nell'estremo oriente russo. Questa zona è conosciuta come l'Oblast Autonoma Ebraica, detta anche Provincia Autonoma degli Ebrei. Qualche tempo fa ho deciso di finalmente soddisfare questa mia curiosità morbosa e di andare a visitare di persona questa regione così sperduta nella Russia, nella speranza di trovare un po' di ebrei nel bel mezzo della Siberia più fredda. Pensavo che questo sarebbe stato il tempismo perfetto per una missione di questo tipo, in quanto, per via di note vicissitudini geopolitiche e militari, probabilmente non avrei poi più avuto modo di riuscire nella mia missione per molto altro tempo. Da Khabarovsk, dove mi trovavo, la provincia autonoma degli ebrei e la sua capitale Birobidzhan distavano solo 2 ore di treno. Ma, come vedrete in questo video, non è proprio andato tutto secondo i piani. Ok, la stazione dei treni di Khabarovsk si trova solo a 10 minuti dal mio hotel, però considerando la temperatura questi saranno i 10 minuti più lunghi della mia vita. Ah, c'è abbastanza vento stamattina ed è questo il motivo per cui in realtà la percepita è molto peggio di meno 30, però almeno siamo arrivati. Quella è la stazione di Khabarovsk. Allora, stavo controllando l'orario prima su internet e a quanto pare il treno su cui devo salire per andare da Khabarovsk a Birobidzhan è quello che va da Vladivostok a Mosca, il treno transiberiano per eccellenza, il numero 61, il secondo a partire dall'alto. Il problema è che è in ritardo di un'ora. Sarei dovuto partire alle 8:20 e invece a quanto pare dovrò rimanere qui fino almeno alle 9:20. Здравствуйте. Подскажите, я хочу в Биробиджан и на ближайшее, наверное, Владивосток, Москва, да, который опоздает. Вам что нужно? Купе, плацкарт. Дорого, дешево. Дешевле, наверное. Вагон-ресторан есть все равно, да? Ну, хорошо, тогда плацкарт. Давайте паспорт. Да. А странно, что опаздывают поезда. В 3 года России никогда ни один поезд опаздывал. А прямо сегодня. Ну. Oh wow, fa freddino, vero? Allora mi credete che sono veramente meno 30 gradi sotto lo zero? Какое место у тебя? Это 27. Нет, 27 нету. Какой у тебя поезд? Хабаровск, Москва. У меня нету. Non so cosa stesse blaterando il Provadnik, il capotreno. Diceva che il mio nome non compariva sull'aggeggio su cui aveva tutta la lista dei passeggeri. Immagino fosse perché avevo comprato il biglietto solo un'ora fa. E non voleva farmi salire sul treno nonostante avesse il biglietto stampato. Fortunatamente dopo un hard reset il mio nome è comparso e sono potuto salire sul treno. Il treno avrebbe seguito un semplice percorso da est verso ovest, seguendo il fiume Amur e il confine con la Cina. Dato che in inverno le ore di luce sono molto limitate in questa zona della Russia, ho pensato che avrei fatto bene a mangiare qualcosa sul treno in modo tale da non sprecare tempo poi una volta arrivato a Birobidzhan. Per cui decisi di dirigermi verso la carrozza ristorante del treno in modo da mangiare qualcosa per essere poi a posto. Dite, c'è il ristorante, vagone?
Bon, dai, adesso che sappiamo dov'è la carrozza ristorante, verso quella direzione, è arrivato il momento di andare a rifocillarci, che dite? Anche perché filmare fra le carrozze del treno non è l'idea più brillante, giusto perché fa un freddo cane. Brrr. Siamo finalmente arrivati all'entrata al Wagon Ristoran, alla carrozza ristorante che è aperta ogni giorno da Vladivostok a Mosca dalle 8 della mattina alle 11 della sera. Andiamo! Penso che potrei benissimo passare le prossime due ore su questa carrozza. C'è un panorama fantastico con il sole che è sorto non da molto. Sto per mangiare, qua ho due menù, ho il menù del cibo e la carta dei vini, quindi vediamo un po', non so ancora cosa voglio. Quello di cui son sicuro è che voglio mangiare tanto perché sto morendo di fame. Здравствуйте, можно, пожалуйста, вот это и чай. Чёрный, зелёный? Чёрный. Хорошо. Это всё тогда. Что ж, дайте. Спасибо вам большое. Comunque è totalmente inaspettato il fatto che su questo treno i menù siano anche in inglese. Wow, chi l'avrebbe mai detto? Probabilmente perché questo treno in particolare va fino a Mosca, che è probabilmente la città più internazionale della Russia. Nonostante fossimo in tarda mattinata, i miei compagni della carrozza ristorante si stavano già portando avanti con degli aiutini sotto forma di alcolici, più o meno forti, per passare il tempo. E io in tutta onestà avrei probabilmente fatto lo stesso se avessi dovuto passare 7 giorni di fila su un treno da Vladivostok fino a Mosca. E invece, mentre sorseggiavo il mio bel teino e ammiravo stupito il paesaggio siberiano fuori dalla finestra, fu un gentiluomo sulla cinquantina ad avvicinarsi a me, forse incuriosito dalle mie sembianze foreste. Yes, Italy. Italia. Знаете? Rim, no, io ne is Rim, e Svenezia. A questo punto la conversazione era anche divertente, perché nonostante fossero le 11 del mattino, sto tizio era ubriaco fradicio. E dovete sapere che di solito i russi, quando incontrano un italiano come me nelle zone più in culo al mondo, cominciano subito a chiedermi di Celentano, perché quello è lo stereotipo classico dell'italiano in paesi come questi. Invece sto tizio ha voluto andare un pelino più a ritroso nel tempo. Cesar. Cesar. No, onna di больше не живой, думаю. Он умер 2000 лет назад. Сейчас я хочу посмотреть Биробиджан. Даже не смотри. Думаете, оно мне интересно. У них интересная история еврейская, автономный это, опыт, да. Знаешь, эта история была при Сталине. Да, да, а Сталин сейчас, устроил. Сейчас евреев там нет. Да, ну может есть музей, синагога, церкви, не знаю, может что найду я в этом. In effetti il tizio non aveva tutti i torti, perché la storia dell'oblast autonoma ebraica è un po' particolare e adesso lì ci vivono veramente pochi ebrei. Fu infatti Stalin a ordinare la fondazione dell'oblast autonoma ebraica per fare in modo che tutti gli ebrei dell'intera Unione Sovietica avessero un posto dove vivere e praticare le loro attività. La regione venne fondata nel 1928 e ebrei da tutta l'Unione Sovietica vennero incoraggiati a trasferirsi in questa zona con il Partito Comunista, che arrivò ad offrire a qualsiasi ebreo che si sarebbe trasferito nella zona di Birobidzhan un terreno coltivabile. E diciamo che questo piano di rilocazione degli ebrei non fu proprio un fallimento totale, ma raggiunse il suo picco massimo negli anni 70. Da quel momento in poi cominciò un forte fenomeno migratorio, con la maggior parte della popolazione ebraica dell'estremo oriente russo che lasciò non solo la regione ma anche il paese per stabilirsi per la maggior parte in Israele. Sì, tranquilli, di voi non mi dimenticherò mai. A quanto pare stiamo atterrando a Birobidzhan, la capitale della provincia autonoma degli ebrei.
Eccoci a Birobidzhan. Ciao ciao trenino, buona continuazione verso Mosca. Quando questo treno finalmente arriverà a Mosca, fra 7 giorni. E io nel frattempo ho 5 ore da ammazzare, 5 hours to kill, qui nella provincia autonoma ebraica. Stavo pensando che se è effettivamente vero che è rimasto solo l'1% della popolazione di origine ebraica, forse faremo un po' fatica a trovare gente ebraica vera e propria. Ma in ogni caso ho subito la conferma che siamo nel posto giusto se vogliamo conoscere gente di origine ebraica, perché abbiamo un bel candelabro di fronte alla stazione di Birobidzhan. Quindi anche se non è scontato il fatto che riusciremo a conoscere qualcuno, almeno vedremo un po' come si combina l'influenza ebraica con la storia e la cultura russa qui nella provincia autonoma ebraica. Secondo Wikipedia, uno dei motivi principali per cui lo spostamento della popolazione ebraica dell'Unione Sovietica verso questa zona della Russia ha fallito è stata dovuta al clima dell'estremo oriente russo. E non li posso biasimare, perché guardate un po' qui. Oh, ma un po' di neve qui? Ne abbiamo? Vi dico solo che le minime in inverno arrivano a toccare i meno 40 gradi centigradi. Ma nonostante il freddo, le persone che incontravo per strada erano molto cordiali e gentili, nonché sbalordite di scoprire che gli italiani in realtà esistono veramente. Здравствуйте. А, вы русские? Не, я не русский. Я Италия, да? Итальянец? Итальянец, да, да. Приятно познакомиться. О, да, да. Данила. Даниэль? Павел. Павел. Да, очень приятно. Потому что я хотел узнать и познакомиться с еврейской культурой, знаете. Но я знаю, что мало еврейцев осталось, да, здесь. Да, всего 1% вообще еврейского смысла. 1%? Да, фу, да. Так я думал. Поэтому, да. Но все равно интересно смотреть, да, языки, да, знаки, и канделабры тоже. Ну, всего вам хорошего. Да, взаимно. Удачи. Questa è la Dom Culture di Birobidzhan, la peculiarità di questa House of Culture, di questa Casa della Cultura. Se la mia vista non mi inganna, è che, e la mia vista non mi sta ingannando, proprio come pensavo, qui c'è scritto Garadskoy Dvorets Kulture, Casa della Cultura della città di Birobidzhan, e qui sotto c'è la traduzione, c'è l'equivalente in ebraico. E questa è la seconda conferma che siamo nel posto giusto, che siamo difatti nella provincia autonoma degli ebrei. E anche qui si continua con il nome della via in russo, Ulitsa Shalom Aleichem, è l'equivalente in ebraico. E dovete pensare che in fin dei conti in realtà la Russia e Israele sono gli unici due paesi al mondo dove l'ebraico è una lingua ufficiale. Giusto ad un paio di isolati dalla House of Culture, dalla Dom Culture, dalla Casa della Cultura che abbiamo visto prima, ho trovato quella che penso essere una sinagoga. Ma non ne sono sicuro, so solo che vedo la stella di David. Se questa è veramente una sinagoga, voglio entrare a curiosare e conoscere di più a proposito della comunità ebraica di Birobidzhan. In fin dei conti, non sono venuto fino a qui solamente per venire fin qui. Ci sono altri candelabri qui sul cancello. Ehi, c'è nessuno? Ciao, come si dice ciao in lingua ebraica? Sicuramente è una cosa che voglio imparare quest'oggi. Oh, ma il cancello è aperto. Forse posso entrare? Beh, il cancello era aperto, quindi sono entrato. E vediamo un po' cosa abbiamo qui. Qui? C'è un cartello e dice Dietzko Yonoshevsky Centra Evreiske Kulture, un centro di cultura ebraica di qualche tipo. Mentre qui invece abbiamo un centro ebraico, Freid si chiama, Evreiske Avshinei Center, alla cui fondazione, a quanto pare, mi sembra di capire, ha contribuito The American Jewish Joint Distribution Committee. Interessante. Freid, centro ebraico Freid.
A quel punto, da quella che pensavo essere una sinagoga, ma che in realtà era un semplice random centro ebraico supportato da chissà quale fondo monetario americano, è sbucato un tizio a caso. Che era tipo vestito in divisa militare e che ha passato tipo 5 secondi a fissarmi senza dire una parola. Здравствуйте! Знаете, где можно, не знаю, познакомиться с еврейской культурой? Не знаете? А есть синагога? Можно там посмотреть? О, quel tipo era proprio fantastico. Gli ho detto ciao, sono venuto qui come turista per imparare un po' di più riguardo la comunità ebraica in Russia. E allora gli ho chiesto dov'è che posso conoscere di più riguardo la cultura ebraica. E lui mi ha detto, non lo so, ma c'è una sinagoga? Sì, là. Posso conoscere qualcuno lì? Non lo so, però almeno mi ha detto che qui c'è una delle due sinagoghe di Birobidzhan. Ok, avete presente il tizio di prima, di 2 minuti fa? Era l'Akhrani, che era la guardia del posto qui, della sinagoga. E quando sono entrato nella sinagoga, mi ha detto che non potevo entrare nella sinagoga, che non avrei dovuto entrare nella sinagoga, e quindi stava chiamando la polizia, perché in realtà la sinagoga è visitabile, ma semplicemente ero oltre l'orario di chiusura, 1:30 di pomeriggio. Vabbè, e quindi sto tizio era al telefono e voleva veramente chiamare la polizia, e gli ho detto no, guarda, me ne vado. E così sono stato cacciato dall'unica sinagoga di Birobidzhan. Tutta colpa di quello scorbutico della Kranjek. Oh, mi sento in colpa a venire cacciato da luoghi di culto, non so perché. Cosa posso fare adesso? Posso affogare la mia tristezza? Proprio qui, Yevreyskaya Kuchnya, in un ristorante di cucina ebraica, qui in via Lenina, numero 17. Che dite? Andiamo? Ho giusto un certo languorino. Avevo intenzione di dare questo titolo al video, in cerca della comunità ebraica in Siberia. Invece dovrò aggiungere qualcosa fra parentesi, fallendo miseramente. Che delusione. Ho chiesto alla cameriera qui e mi è stato detto che c'è solo una sinagoga in tutta Birobidzhan. Quindi dopo che la Kranik mi ha cacciato, non c'è niente che io possa fare. Se non affogare la mia delusione in un piatto di farshmak. Non sono nemmeno sicuro che sia ebraico, però così mi ha detto la cameriera. Ho appena controllato su Wikipedia. Il farshmak è di origine ebraica, è un piatto ebraico. Mi sento in colpa per non aver creduto subito alla cameriera. Guardate un po' qui. Come spesso accade nella vita, tutte le delusioni si possono risolvere solamente con il cibo. Да, да, да. Зато если я не могу посещать синагогу, зато у меня была вкусная еврейская еда. О, è grande sto Lenin! Guys, siamo partiti da Khabarovsk stamattina con la speranza di imparare qualcosa di più riguardante la comunità ebraica della Russia qui nella provincia autonoma degli ebrei. Purtroppo non abbiamo conosciuto nessuno di origine ebraica e anzi siamo stati cacciati da una sinagoga. Però vabbè, non è andata così male, perché in ogni caso io mi sono divertito. Questo penso che sarà il primo video in assoluto, specialmente in italiano, da questa parte della Russia. Quindi se c'è qualcuno pazzo come me interessato alla provincia autonoma ebraica, dovrà per forza guardare questo video, anche se fa schifo. Raga, vi devo salutare perché non riesco più a controllare bene i muscoli facciali e non riesco più bene a enunciare le parole da quanto fa freddo. Ciao!